L'omaggio bio siciliano. Guadagno salute, sostengo l'economia locale e rispetto l'ambiente. Ed oggi con il progetto Mangio Bio Siciliano siamo a Capo d'Orlando, ci troviamo all'interno di un luogo particolare dove protagonisti sono i bambini. Ebbene sì, siamo a Capo d'Orlando nei locali della scuola dell'infanzia paritaria New British College, due sedi, una a Capo d'Orlando e una a Santa Agata di Militello. E ringrazio la dottoressa Lidia Loprinzi per questa opportunità, abbiamo abbracciato questo progetto che in realtà si confà abbastanza con quello che noi cerchiamo di fare insieme ai bambini anche durante l'anno, quindi il rispetto della sana alimentazione, il mangiare bene e nello specifico mangio bio siciliano. Guardiamo quest'albero qui. Basilico. Questo sono olive. Questo è un albero di ulivo. E cosa fa l'ulivo? Cosa producono le olive? L'olio. L'olivo. E sappiamo quanto è importante l'olio? Perché è importante l'olio? Lo sa. Si mette sul pane e quindi facciamo la merenda sana. Anche sulla pasta, sulla carne, sulle insalate, no? L'olio crudo lo possiamo, nel pollo bravissimo, lo possiamo mettere ovunque. Ma l'olio sapete cosa fa? Fa una cosa importantissima. Fa da spazzino nelle nostre arterie, quelle che portano il sangue al cuore. E sapete perché funge da spazzino? Lui passa, l'olio d'oliva passa attraverso le arterie e toglie i grassi cattivi. Quelli che ci fanno stare male, che ci fanno venire male al pancino, che ci fanno diventare i capelli deboli, che ci fanno sfaldare le unghie. Quindi l'olio è importantissimo perché protegge il cuore, toglie tutti i grassi cattivi e un grasso, il più cattivo di tutti, si chiama colesterolo. Che parola difficile! Quindi è importante l'olio d'oliva, è importante consumarlo ogni giorno, metterlo ogni giorno sulla pasta, sul pane, nella carne, nelle insalate, in tutti gli alimenti. Io ieri notte ho mangiato l'insalata. Virgi di notte? Sì, di sera magari, non proprio di notte, a cena. Quindi questo è un albero importantissimo, è l'albero più importante di tutta la nostra nazione, di tutta la nostra Italia, ma anche della nostra Sicilia. Bye.
abbiamo visto anche la raccolta degli agrumi direttamente da parte dei bambini. Assolutamente sì, perché nella nostra scuola è presente un grandissimo giardino, che è quello in cui ci troviamo, con un agrumeto che curiamo tutto ovviamente senza l'utilizzo di nessun diserbante, perché tutti gli agrumi che produciamo e che i bambini raccolgono e mangiano, soprattutto nel periodo in cui facciamo le attività legate agli agrumi, i bimbi vengono in giardino, raccolgono gli agrumi, li mangiano. Sempre per quanto riguarda il progetto della sana alimentazione, i bambini qui hanno, a parte una serra che possono utilizzare per produrre degli ortaggi, ognuno di loro ha una piccola cassettina in cui cerchiamo di piantare soprattutto l'insalata, le piante dei pomodori, ovviamente tutte cose che hanno una rapida crescita, di modo che loro possano vedere e testare che da un semino nasce una pianta commestibile e quindi si prendono cura e portano a casa poi quelli che sono i risultati del loro lavoro. Avete, possiamo dire, adottato già in pieno le finalità del progetto Mangio Bio Siciliano, già in maniera autonoma? Assolutamente, ringrazio la dottoressa per questa opportunità, perché ripeto, è quello che noi già facciamo di nostro nel nostro progetto educativo didattico, tutte le finalità sono similari. Cosa significa Mangio Bio Siciliano? Qualcuno lo sa? Io! Agrumi spremuti! Mangio Bio Siciliano significa che è importante mangiare prodotti, alimenti biologici della nostra terra, cioè alimenti e prodotti che non sono trattati, cioè che non hanno al loro interno delle sostanze brutte che si chiamano chimiche, che possono far male alla salute. Quindi è importante raccogliere gli agrumi e mangiarli subito. Chimiche sono delle sostanze che non sono naturali, che sono prodotte nei laboratori, che sono piene di cose brutte che il nostro corpo non riconosce come naturali. Quindi delle cose che non bisogna mangiare. Va bene, che non bisogna consumare, ed è importante mangiare appunto prodotti biologici. I prodotti sani del territorio si chiamano prodotti biologici, quindi l'olio d'oliva, abbiamo detto, no? Che è lo spazzino delle nostre arterie, poi la pasta, il pane, che sono importanti, però fatti con i grani nostri siciliani, la frutta, la verdura. Quanti di voi mangiano la verdura? Io sì! Mangio l'insalata! Insalata! Quanti di voi... Insalata. Bravissimi! Quanti di voi mangiano i piselli? Io! La maggior parte no. E i broccoletti? Io sì! Invece, a proposito degli agrumi, che sono limoni, poi... Arance! Mandarini! Cedri, pompelmi, sono tutti frutti della nostra Sicilia, della nostra terra, e contengono una sostanza, una vitamina che è importantissima, è quella che non ci fa ammalare. La vitamina C, bravissimo, è quella che aiuta il nostro corpo a combattere i raffreddori, quindi immaginate voi quanto è importante. E quindi adesso faremo una merenda sana, ma secondo voi le merendine che noi mangiamo, quelle che compriamo al supermercato, sono sane? No! E quindi quali sono le merende sane? Facciamo un esempio. La frutta, poi? Il pane con l'olio, bravissima. Poi? Il pane con le carote. Il pane con la marmellata. Bravissima, il pane. Le carote. Le carote.
Io dico che si possono mangiare un frutto buonissimo, il frutto della passione. Il frutto della passione. Sì, sì. Io invece da piccolina mia madre mi diceva di bere sempre la spremuta. La mamma me la faceva e io me la bevevo. Bravissima. Sempre mio papà, mangio sempre l'insalata. Mio papà ama la mozzarella. Okay. Io mangio il panino col salame. Però bisogna stare attenti perché i salumi sono molto, molto pieni di queste sostanze chimiche, quindi fanno male. Io mi mangio il panino che ho tutta la pavoletta. Io mangio sempre il panino col prosciutto a casa. Io mi mangio sempre il limone. Brava, bravissima, anche i limoni e i cedri si possono mangiare. Mangio l'arancia. Ok, tu vuoi dire qualcosa? Mangio il malandino. Ok, tu? Il mandarino. Mandarino. I vostri frutti preferiti quali sono? Mandarino. Tu? Pizza. La pizza. Allora, bimbi, una volta ogni tanto si può mangiare la pizza, una volta ogni tanto il panino col prosciutto col salame, ma non tutti i giorni, perché altrimenti il pancino fa male. Allora, adesso faremo una bella merenda sana, una bella colazione sana con la spremuta di arance. Ma sapete che oltre alla vitamina C negli agrumi ci sono altre sostanze importanti, anche la vitamina E, che è contenuta anche nell'olio d'oliva ed è importante perché è quella che fa che non fa venire le rughe. Per esempio, io già, insomma, non sono più giovanissima, quindi qualche rughetta ce l'ho. Se ogni giorno mangio gli alimenti, i piatti con l'olio d'oliva, oppure ogni giorno, per esempio in inverno, mangio gli agrumi, queste rughe, insomma, non mi verranno poi in maniera eccessiva, quindi non saranno tante, perché la pelle diventa liscia con la vitamina E. In più, negli agrumi troviamo le fibre, quelle cosine bianche che troviamo all'esterno, le avete mai viste? Nell'arancia, nel limone. Ecco, quelle sono le fibre e sono importanti perché ci fanno andare in bagno, perché fanno funzionare bene l'intestino, ok? E fanno eliminare tutte le sostanze tossiche, quelle cattive. I bambini che frequentano l'istituto, da dove vengono e quanti anni hanno? Allora, i bambini frequentano sia la scuola di Sant'Agata e sia appunto questa di Capodorlando dove ci troviamo. L'età è compresa tra i 4 e i 5 anni perché alcuni ancora li devono compiere. È importante parlare loro dei prodotti genuini, della corretta alimentazione già da questa età? Certo, si deve iniziare fin da subito a sensibilizzarli su questo argomento, così in modo tale che da grandi non abbiano nessun problema. Voi avete la fortuna di avere un ampio spazio verde qui proprio nella zona adiacente? Sì, ne andiamo anche molto fieri di questo perché appunto è il fiore all'occhiello dell'asilo. Come stanno rispondendo i bambini oggi a questa giornata di Maggio Bio Siciliano? Stanno rispondendo benissimo, a parte qualche bimbo che sfortunatamente non è riuscito a essere qui. Per il resto si stanno divertendo e stanno appunto imparando il mangiare sano. Abbiamo visto che avete organizzato anche alcuni laboratori, un laboratorio del gusto e un laboratorio anche creativo. Assolutamente sì, nella giornata di oggi sono coinvolti i bambini di 4 e 5 anni, quindi ci siamo, diciamo, indirizzati ai bambini un po' più grandi. Stanno rispondendo benissimo, devo dire che sono felici, soddisfatti, partecipativi,
tutti loro stanno assaggiando la spremuta che hanno fatto con le loro mani, il pane con l'olio Evo. Quindi abbiamo proposto loro una sana colazione, come giusto che imparino a fare, e dei laboratori ovviamente per distinguere la differenza e quelle che sono le proprietà organolettiche dell'olio Evo in particolare, olio che tra l'altro è stato prodotto con degli ulivi che sono presenti nel nostro parco. Attività che voi portate avanti tutto l'anno e poi avete anche delle iniziative durante l'estate? Assolutamente, attiviamo una colonia estiva per i bambini e alla fine, quindi al 30 giugno, si concludono le attività didattiche, quindi portiamo a termine il progetto educativo e poi iniziamo con un mese di giochi d'acqua, i bambini vanno in spiaggia, ovviamente tutto nel rispetto della convivialità, dell'organizzazione, perché è una grossa responsabilità avere bambini di quest'età soprattutto che vanno in spiaggia. E poi nel pomeriggio, nel tempo libero, approfittiamo, e lo facciamo anche durante l'anno, di trasmettere delle competenze in lingua inglese. Orange. Che è quello che noi facciamo qui, New British College, non a caso. I bambini già a partire da 2 anni di età fanno inglese 2-3 volte a settimana. Orange. Quest'anno in particolare stiamo cercando di andare verso un indirizzo di una scuola bilingue e quindi i bambini fanno inglese in realtà tutti i giorni, quindi le insegnanti curriculari vengono affiancate dalle insegnanti che sono laureate in lingue, che fanno attività in inglese tutto l'anno. Quindi conoscono anche i nomi degli agrumi siciliani sia in italiano che in inglese già? Assolutamente sì, in realtà, perché durante l'anno, quando facciamo appunto i laboratori, soprattutto nel periodo invernale, che riguardano gli agrumi, tutto quello che i bimbi fanno in italiano lo traducono in inglese, quindi hanno avuto modo di conoscere termini, diciamo, differenti anche inerenti a quell'ambito. Come facciamo per tutte le attività, stessa cosa è stata fatta per quello che concerne gli agrumi. Non resta altro che andare a vedere come procedono i laboratori, ci sono le maestre impegnate, c'è la dottoressa Loprinzi, andiamo a vedere da vicino. Vi faccio strada, venite. Bene, seguiteci. Questi sono i frutti da cui deriva una farina scura che è il cacao antico siciliano. Ha un sapore dolce perché le carrube contengono uno zucchero particolare. Poi ognuno di voi se ne porterà una a casa, così la farete vedere a mamma e papà, va bene? Sì. Anche ai fratellini, alle sorelline. Io ho un fratellino che ha 9 anni.
La farina di carrube si può utilizzare anche per fare i dolci, le merendine, per fare tante cose. Continuano gli appuntamenti di Mangio Bio Siciliano con le scuole siciliane. Oggi con i piccoli alunni del New British College. Sì, oggi in quest'area meravigliosa del British College di Capo d'Orlando i bambini stanno facendo un'esperienza meravigliosa, un'esperienza nuova per loro, perché sono a contatto con la natura, hanno toccato con mano cosa significa conoscere i prodotti del territorio di appartenenza, quindi hanno raccolto gli agrumi, stanno facendo una colazione sana con spremuta di arance e di limoni e il pane casareccio con olio extravergine di oliva, anche qui locale, fresco e stagionale. Abbiamo visto gli alunni raccogliere direttamente dall'albero i frutti, gli agrumi siciliani. Gli agrumi siciliani, che hanno delle proprietà nutritive eccezionali, ricchi di antiossidanti, di vitamina C soprattutto, utile appunto a combattere i raffreddori e tutti i virus della stagione. Ma soprattutto i bambini riescono in questo modo a toccare con mano e a fare dei laboratori sensoriali in modo tale che abbiano poi una consapevolezza rispetto alle scelte alimentari da adulti. Fare delle merende sane significa fare prevenzione nutrizionale, conoscere i prodotti della terra di appartenenza significa avere un contatto con la biodiversità siciliana naturale che ci permette, e quindi biologica, che ci permette appunto di guadagnare salute e di stare in salute nel tempo. Questi bambini in qualche modo sono già abituati a vedere come nasce un frutto, perché hanno la fortuna di avere un ampio agrumeto proprio adiacente all'istituto, quindi durante l'anno svolgono queste attività, ma ci sono altri bambini magari che non hanno la possibilità di vedere da vicino come nasce un ortaggio oppure come viene anche raccolto un frutto. È importante svolgere abitualmente queste azioni? Assolutamente sì, ed è vero che i bambini dei Nebrodi, ma di tutto il territorio siciliano, sono dei bambini fortunati, di chi vive in campagna a contatto con la natura o di chi vive nei piccoli paesi. È chiaro che i bimbi di città non hanno queste opportunità, e quindi un appello che facciamo soprattutto ai genitori, ma anche ai nonni, chi ha la fortuna di averceli, di far conoscere appunto i prodotti del territorio, di come viene prodotto un alimento naturale, perché spesso i bambini, le nuove generazioni, non hanno assolutamente contezza di quale sia l'alimento che proponiamo nel piatto durante il pranzo o la cena. Quindi risulta fondamentale il contatto appunto con la natura a 360 gradi, anche per vivere in equilibrio rispetto al nostro corpo, al cibo, alla convivialità. Oggi un aspetto che viene evidenziato e che viene messo appunto alla base della piramide alimentare della dieta mediterranea è la convivialità, la condivisione del pasto sano con i propri compagni, con la propria famiglia, con i propri cari, con gli amici. È un aspetto che è stato trascurato nel tempo per il cambio un po' di abitudini, e invece risulta fondamentale anche per avere un contatto diretto con le tradizioni del passato, le tradizioni culinarie. Abbiamo visto il laboratorio sensoriale facendo vedere da vicino due tipologie di olio. I bambini non riescono a conoscere, un po' per colpa nostra, della nostra generazione, un alimento sano rispetto a un alimento che in realtà non lo è. Quindi la consapevolezza rispetto alle scelte nutrizionali va fatta conoscere grazie appunto alla conoscenza di alimenti che tanto sani non sono. E nelle scuole abbiamo l'opportunità, ma questo è un lavoretto che si può fare anche a casa, è un gioco che si può fare anche a casa, la possibilità di creare laboratori sensoriali, quindi non solo i laboratori del gusto, facendo appunto queste merende sane, queste colazioni sane o anche il pasto sano durante la pausa pranzo, ma conoscere gli alimenti utilizzando tutti e cinque i sensi, quindi mani in pasta qualora si tratta di impastare le farine di grani antichi siciliani, ma anche altri ingredienti. E oggi invece abbiamo fatto il laboratorio dell'olfatto, perché i bambini, prima di gustare il pane con l'olio extra vergine di oliva, hanno avuto la possibilità di conoscere la differenza fra un olio di semi, in questo caso di girasole, e un olio extravergine di oliva. Devo dire che quasi tutti i bambini sono stati attirati, nonostante il profumo molto forte fruttato dell'olio di oliva, sono stati attirati proprio dal secondo, quindi da quello dal re della dieta mediterranea, l'olio extravergine di oliva. E poi tutti merenda con
pane e olio e un bicchiere di succo di arancia. La spremuta di arancia è un'ottima soluzione sia per la colazione che per le merende sane di metà mattina e di metà pomeriggio. È una proposta che dobbiamo cercare di trasmettere ai bambini e devo dire che tutti i bambini hanno apprezzato, anzi ne hanno mangiato in quantità. È la merenda dei nostri nonni, no? La merenda della nostra tradizione, la merenda antica, è quella che ci permette non solo di stare in salute ma anche di avere l'energia necessaria per affrontare la giornata. Quindi prodotti semplici, genuini e possibilmente biologici? Assolutamente biologici. Rendiamoci conto e dobbiamo cercare di avere questa consapevolezza che gli alimenti biologici non solo sono sani, sono controllati. Una delle indicazioni ultime del Ministero della Salute è quella appunto di utilizzare alimenti che siano dal punto di vista igienico e salutistico sani. E quali se non gli alimenti biologici? Noi abbiamo tante aziende certificate sul territorio nostro siciliano ma anche italiano che ci permettono appunto di fare queste scelte consapevoli in maniera tranquilla. C'è grande soddisfazione nel vedere la gioia di questi bambini impegnati in queste attività, significa fare informazione, sensibilizzarli, tutto diventa un gioco per loro. Assolutamente sì, grazie per questa splendida giornata, vedo che i bambini sono felici, soddisfatti, hanno partecipato e ripeto, vederli così sereni e partecipativi per noi è la cosa principale. Bambini quindi protagonisti oggi con tante attività e adesso col laboratorio creativo per concludere questa giornata. Assolutamente, dopo aver fatto una passeggiata nell'agrumeto, raccolto gli agrumi, fatto la spremuta d'arancia, loro per primi, fatto colazione, adesso lasciamo far loro quello che a loro piace di più, colorare, disegnare, esprimere la loro fantasia con una scheda didattica appositamente creata sugli agrumi siciliani. I genitori sono contenti appunto nel sapere che questi ragazzi sono veramente impegnati in tante attività. Che sono impegnati e che non lasciamo mai nulla al caso. Quindi tutto il progetto educativo segue un filone che inizia a settembre con l'accoglienza e si conclude a giugno con i saluti di fine anno. In un percorso di crescita che per i bambini sia il più possibile sereno e gioioso. Queste attività che vanno ad intercalarsi a tutta l'attività didattica che facciamo durante l'anno non possono che arricchire le loro conoscenze e riempire i nostri cuori di gioia, perché nel vederli così in realtà non si può che essere soddisfatti del lavoro. Non resta altro che fare un plauso a tutti voi che avete contribuito alla buona riuscita di questa giornata del progetto Mangio Bio Siciliano. Sì, appunto, i ringraziamenti vanno a voi di Onda TV, alla dottoressa Loprinzi e a tutto lo staff del New British College, compresi noi giustamente. Alla prossima. Speriamo di rivederci presto per nuovi progetti. Io mangio bio siciliano, guadagno salute, sostengo l'economia locale e rispetto l'ambiente.